Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Come sempre Verona in diretta, il nostro spazio di approfondimento che anticipa la prima edizione del telegiornale per parlare di argomenti di attualità con anche naturalmente gli interventi da casa. Vi ricordo subito il numero della nostra regia aperto a vostra disposizione 045 80 54 328. Potete chiamare fin da subito perché parliamo di assicurazioni, in particolare di truffe sulle assicurazioni, un recente caso di cronaca, lo avrete visto nei nostri telegiornali, oltre a 350 persone che avevano pagato un sedicente, diciamo così, broker intermediario e poi in realtà hanno scoperto che questi soldi, a quanto pare, così dicono le forze dell'ordine, se li era tenuti lui e avevano girato e hanno girato per mesi senza la copertura assicurativa, ma parleremo anche degli aumenti di casi di persone che viaggiano con grande pericolo per sé e soprattutto per gli altri senza assicurazione. Ne parliamo con Davide Cecchinato, buonasera, ben Buonasera, ritrovato, presidente di Adiconsul Verona, e con Francesco Dussin, buonasera. buonasera, che è un agente assicurativo per portare la sua testimonianza, ma soprattutto per dare i consigli, le informazioni a noi e naturalmente a voi che ci seguite da casa. Allora, voi avete raccolto, credo, diverse segnalazioni da parte di queste persone, l'indagine è ancora aperta, riguarda due agenzie che a quanto sembra l'ISVAP aveva vietato di continuare l'attività nella zona della Bassa Veronese, Acerea Casaleone. L'indagine è ancora aperta perché le forze dell'ordine, carabinieri e polizia municipale vogliono appurare se ci siano altri casi di persone che si sono rivolte a queste 9 persone che sono anche indagate. Ecco, voi avete raccolto segnalazioni e denunce. Sì, ecco, diciamo che nell'arco di vita della nostra associazione non è la prima volta che capitano situazioni di questo genere, purtroppo. Sono sempre dietro all'angolo, non solo nel settore dell'RC Auto, dove a dire la verità è infrequente, Un po' che raro che è accadano raro, questi, sì, che questi avvengano imbrogli, casi di diciamo. questo genere, anche perché gli importi sono pochi, certo che poi si diventa fatto in maniera Beh, se mettiamo seriale. insieme 200-300 euro, moltiplichiamo per Si fa 300, in presto a teoria, fare ecco, un si bel capisce la conto. cifra. Ma soprattutto nel settore finanziario, cioè della raccolta di risparmi. Lì abbiamo dei casi anche di soldi, di cifre a 5-6 zeri. Sì, purtroppo sì, di persone che si fidano di chi gli propone degli investimenti, soprattutto dei tassi di interesse di tutto rispetto, quasi improponibili, e quindi conferiscono a questi soggetti delle somme piuttosto cospicue, i risparmi di una vita, e poi li vedono volatilizzati, nel senso che quando viene fatta la raccolta di una somma che questo truffatore ritiene opportuna, poi si dilegua e fa perdere le proprie tracce. E purtroppo questo è un contesto a noi ben conosciuto, tra l'altro ha anche degli altri tipi di evoluzione, nel porta a porta soprattutto. Non sono infrequenti anche le segnalazioni di persone che vogliono decontaminare il denaro e con questa scusa si intrufolano dentro casa e fanno dei danni. Tantissimi casi dunque. Ecco, voi che avete un'agenzia, quindi un posto riconoscibile, ci mettete la faccia, avete un marchio di compagnie note, affidabili, quali consigli potete dare? Soprattutto il consumatore che a volte per risparmiare qualche decina o anche magari un centinaio di euro sulla polizza RC Auto si rivolge o a intermediari oppure a compagnie telefoniche. E talvolta, come in questi casi che sono emersi dalla cronaca, si trova l'amara sorpresa. Allora, quali sono gli strumenti in mano al consumatore anche per verificare che la polizza che ha acceso in realtà È attiva. è attiva e quindi poi se fa un incidente ha la copertura? Allora, da pochi mesi l'informatica ci aiuta in quanto è stato costituito un portale specifico per verificare se il proprio mezzo è assicurato, quindi è un portale che si trova su internet dove è accessibile da tutti, si chiama il portale dell'automobilista, è sufficiente digitare la targa del proprio automezzo e questo portale specifica se il veicolo è assicurato o meno. In pratica è anche attraverso questo sistema informatico che adesso non è più necessario avere il contrassegno Contrassegno, esposto sul esattamente. parabrezza. Esattamente. Infatti questo portale è lo stesso strumento che poi utilizzano le forze dell'ordine
con accessi diversi per verificare se il veicolo è assicurato o meno. Questo è il primo passaggio. Certo. Il secondo passaggio è, se noi operiamo tramite un intermediario fisico, verificare se questo intermediario è abilitato a poter esercitare la propria attività. Perché nel caso che è finito la ribalta della cronaca negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, si trattava di ex, diciamo così, uso un termine magari improprio, agenti assicurativi che avevano avuto dall'ISVAP, che è il vostro istituto che vigila sulle compagnie assicurative, il divieto di esercitare la professione, quindi anche di fare gli intermediari. Infatti, per esercitare c'è l'obbligo di essere iscritti a un registro degli intermediari, il quale è pubblico, e quindi tramite anche qua un portale, che è quello dell'ISVAP, adesso ha un altro nome, comunque c'è la sezione RUI, dove si può digitare il nome dell'intermediario e immediatamente ci dà le informazioni per quale compagnia lavora o per quale società agenziale lui lavori. Quindi può essere un agente tout court, può essere un broker, può essere un semplice intermediario oppure un subagente. Ma lo troviamo in questo chiunque questo sito. Intermedi polizze assicurative è obbligato ad essere iscritto a questo registro. Se non lo troviamo in questo registro, dobbiamo avere qualche dubbio. Assolutamente, nel senso che deve essere denunciato alla pubblica per esercizio abusivo. Esattamente. Anche perché il passaggio successivo qual è? Che se abbiamo a che fare con persone che esercitano abusivamente la professione dell'agente o dell'intermediario assicurativo o anche finanziario, che talvolta è anche più grave perché consegniamo a queste persone i nostri risparmi, non abbiamo assolutamente la certezza che i soldi abbiano poi il fine che noi ci auguriamo, anzi non ce l'hanno proprio. Sì, bisogna anche essere accorti, nel senso di mai dare denaro in contante, ad esempio, in modo tale da che sia sempre tracciato, tracciabile, e dimostrare di aver pagato il premio, in modo tale che poi, se c'è un eventuale contenzioso, sono almeno in grado di dimostrare di aver conferito quelle somme. Purtroppo in alcuni casi è difficile la tutela appunto per questo, perché conferendo denaro in contante poi è la mia parola contro quella della controparte, sostenere. Se io pago uno in contanti mi farà la ricevuta. Appunto, ma la ricevuta non veniva fatta. Sì, esatto. Non veniva fatta la ricevuta, vale, quindi per quello non che c'era è. Nessuna traccia, nessuna minima traccia. Poi un'altra importante differenza è il fatto se il consumatore va presso l'agenzia, istituto di credito o quant'altro, oppure se l'incaricato viene presso il domicilio del consumatore. Perché se viene presso il domicilio del consumatore, ritira le somme in denaro, non rilascia quietanza, diventa ancora più difficile, secondo la giurisprudenza anche del Tribunale di Verona, riuscire a ottenere tutela, perché manca quell'affidamento che invece c'è in agenzia, dove il datore di lavoro, la banca, dovrebbe controllare i propri dipendenti che agiscono correttamente. Non dimentichiamo poi che questi comportamenti arrecano, sia pure indirettamente, danno anche alle compagnie serie. Immagino che qualche suo cliente ne parli con lei, vengano a lamentarsi un po' in agenzia, insomma, anche se poi sanno che lei ci mette la faccia, come tanti suoi colleghi, quindi sanno con chi poter eventualmente discutere problemi. Allora, intanto io volevo fare un'integrazione a quello che ha detto Cecchinato, sì. Perché io consiglierei, nel caso che uno avesse sospetti sulla comportamento corretto, diciamo, della persona a cui ha affidato i soldi, può chiedere di fare il versamento o il bonifico direttamente sul conto della società assicuratrice, quindi non sul conto dell'agenzia, perché il passaggio è tutto lì, no? Il passaggio è tutto lì. Soldi, l'agente di assicurazione normalmente incassa i soldi, i versamenti su un proprio conto, che è definito conto separato, e con una cadenza settimanale, quindicennale o decade, fa la rimessa alla propria mandante. Si può bypassare questo passaggio chiedendo di fare il versamento direttamente alla compagnia. Questo dà maggior sicurezza al cliente, perché traccia un versamento con un beneficiario che è chiaramente identificato. Insomma. Ecco, perché in questo caso le forze dell'ordine, diciamo, hanno ricostruito, io la sintetizzo in questo modo, la truffa. Persone che avevano necessità di istituire una polizza RC Auto si rivolgevano a questi agenti che non avevano titolo per operare,
magari venivano addirittura contattate, perché ripeto, le indagini sono ancora in corso, veniva inviato un fax, un PDF con un falso bonifico, cioè dicevano alla compagnia telefonica ti ho pagato, questo è il bonifico, questo è il CRO, la compagnia mandava un PDF che era il contrassegno, ma provvisorio, dell'assicurazione, veniva dato al cliente, il cliente girava, circolava, pensando che fosse tutto in regola di avere la copertura assicurativa, ma poi, non avendo ricevuto in realtà il bonifico, dopo qualche giorno annullava il contratto. Questa polizza era annullata. E uno, finché non verifica sul portale o fa un incidente, come è successo, perché è nato tutto da lì, da un incidente, si è scoperto che chi era stato coinvolto nel sinistro non aveva la copertura. Esattamente, questo è tipico delle compagnie online, dove tu sottoscrivi un contratto tramite il computer e ti viene inviato un PDF che ha una validità temporanea fin tanto che non viene fatto l'accredito del pagamento. E normalmente le compagnie telefoniche chiedono un pagamento o con carta di credito o comunque con un mezzo che sia facilmente e immediatamente accertabile. In modo che il pagamento è a volte tempo reale. Stipulano anche accordi con intermediari, per cui permettono a questi intermediari di gestire il movimento di denaro, e questo a volte può provocare questi disservizi, chiamiamoli così, o queste truffe. Soprattutto è un problema grosso quando c'è un sinistro. Allora la domanda che noi facciamo all'addetto ai lavori, all'esperto: io penso di avere stipulato una polizza, circolo con l'auto, in realtà non ho la copertura, faccio un incidente, magari ho anche torto, cosa succede? Allora, nel caso in cui uno fa un incidente ed è vittima di una persona che non era assicurata o di un mezzo che non era assicurato, qua interviene il fondo vittime della strada, che permette di avere dei risarcimenti con delle limitazioni e delle franchigie e anche con difficoltà per la liquidazione, perché ormai le richieste sono numerose e la disponibilità è limitata, o altrimenti tramite il proprio assicuratore sceglie di attivare una clausola che permetta sulla polizza RC Auto di essere risarciti in caso di sinistro con veicolo non assicurato. E chi invece ha commesso l'incidente e non ha la copertura? Chi invece ha commesso l'incidente e non ha la copertura, allora la legge dice, o meglio, le ultime sentenze dicono che se lui ha in mano un contrassegno originale, quindi su carta filigranata della compagnia, questo documento tiene, cioè obbliga la compagnia a risarcire. Quindi, a rispondere in solido. In un'ipotesi in cui io emettessi un contratto, lo consegno al mio cliente e dopo, per un disguido, un malafede, io non registro e non contabilizzo questo premio, io lo annullo, il cliente, il fatto che ha in mano il pagamento e la ricevuta della polizza e ha dimostrato il pagamento, la compagnia ha l'obbligo di tenerlo indenne, quindi risarcire per suo conto. Dopo sarà cura della compagnia rivalersi sull'intermediario che l'ha truffato. Che è quello esatto che ha generato questo. Le vittime di questa truffa, che ricordo è stata anche alla ribalta della trasmissione Mi Manda Rai 3 qualche giorno fa, hanno avuto anche problemi con gli incidenti, di dover pagare danni. Sì, non è una cosa da poco, infatti, non avere la copertura assicurativa. E chiaramente, mi ricollego anche a quello che diceva Dussin, adesso con la dematerializzazione del tagliando diventa ancora più difficile dimostrare di aver sottoscritto un valido contratto, anche se il contratto, ricordiamolo, deve essere sempre conservato nell'autovettura. Certo, bisogna avere comunque il contrassegno, infatti, anche se poi non è più obbligatorio esporlo. Dal 18 ottobre non è più obbligatorio, però se si viene fermati per l'accertamento dagli organi di polizia è necessario averlo. Diciamo che le complicazioni sono notevoli, bisogna vedere anche che grado di coinvolgimento c'è stato dell'intermediario assicurativo per arrivare a quel tipo di responsabilità di cui si diceva prima. Da una sciocchezza che è appunto quella della RC Auto, pago 250-300 euro per avere la copertura, vediamo che ci sono delle conseguenze molto serie. Per quello è importante rivolgersi a degli operatori qualificati e verificare e soprattutto impegnarsi nell'informazione. Questo è fondamentale. La cultura, diciamo così, assicurativa aiuta a prevenire questo tipo di frodi e prevenire
per arrivare alla sua domanda, è sicuramente meglio che trovarsi in quella determinata situazione. Noi siamo abituati, quando cambiamo un autoveicolo, a comprare il giornale specialistico, consultare il sito, sentire l'opinione degli amici. Dovremmo fare la stessa cosa anche quando sottoscriviamo un contratto di assicurazione, soprattutto quando gli importi che vengono in considerazione sono abbastanza elevati. Infatti questo lo hanno sottolineato anche altri esperti, la cura, l'attenzione, lo scrupolo che abbiamo nel confrontare i costi di un modello rispetto a un altro, anche i consumi della benzina o del gasolio, non l'abbiamo poi a volte talvolta, ecco, non sempre, con un po' di leggerezza, andiamo a sottoscrivere la polizza quando guardiamo soltanto il costo, il risparmio, ma in realtà bisogna vedere un po' tutto il pacchetto. Telefonata, con chi parliamo? Ah, buonasera, sono Nicola e chiamo da Verona. Buonasera Nicola. E vi stavo guardando con grande attenzione perché sono anch'io un addetto ai lavori. E mi stavo domandando che oggi come oggi i parametri per poter verificare se la copertura assicurativa è efficace ed è stata realizzata dall'intermediario tramite delle app che le stesse compagnie stanno fornendo, proprio con il decreto della dematerializzazione del tagliando assicurativo. Quindi, non entrando nello specifico del caso che poi stavate è... citando prima, risale magari a qualche tempo fa, quando non c'era ancora questa possibilità. Appunto, quindi oggi come oggi, già il giorno dopo, digitando nell'app il numero di targa, chiunque, quindi non solo gli addetti alle verifiche, ma anche il cliente stesso vede se la sua polizza è reale ed è stata coperta. Non so perché i colleghi in studio non lo mettano in evidenza. No, è stato detto anche Perfetto. Che c'è il portale dell'automobilista. Molto bene. Molto bene, quindi diciamo che il problema in questo senso si è superato. Grazie Nicola, grazie per il suo contributo. Tutte le principali compagnie hanno anche un'app. Si ha l'obbligo di avere un'app per cui uno può verificare lo stato delle proprie polizze. Però sul portale vediamo qualsiasi polizza. Questo portale dell'automobilista si può verificare qualsiasi targa. Con il portale, con l'app che fornisce la compagnia, uno verifica i propri contratti. Esatto, ad esempio, verificare. Se io vado sull'app di Cattolica, sull'app di Generali, vedo della Lloyd, vedo solo i singoli assicurati di quella l'assicuratore, compagnia. No, l'assicuratore fornisce dei codici di accesso, come quando si va sul conto corrente. Quindi li hanno solo i clienti. Esattamente, e li può verificare se sono stati regolarmente contabilizzati le proprie polizze, le caratteristiche dei propri contratti, le scadenze, le durate. E comunque è un ulteriore strumento, diciamo, utile per verificare. Proprio il cliente, una volta che ha effettuato il pagamento, può andare a verificare. Allora noi ci fermiamo, come sempre vi anticipiamo gli argomenti principali, i titoli dell'edizione del TG che vedrete subito dopo questa diretta, e poi ci ritroviamo per parlare anche di chi, e sono purtroppo in aumento, va in giro senza assicurazione, quali problemi, cosa fare, soprattutto chi incappa in situazioni di questo tipo. I titoli del TG, poi ci rivediamo. Inaugurata la 117esima edizione di Fiera Cavalli, è la rassegna più antica che sposa tradizione e innovazione. Quest'anno un focus sull'equiturismo e per 4 giorni Verona capitale del mondo equestre. I residenti di Veronetta si ribellano al degrado, fioccano le segnalazioni, blitz della municipale nel condominio Embassy, arrestato in casa uno spacciatore. Stop alle auto in ZTL, il provvedimento del comune fa arrabbiare alcuni commercianti. Durante Verona in diretta le proteste, un'ordinanza dicono per far trovare parcheggio ai residenti. Un noto negozio di via Mazzini addobbato con l'alta uniforme dei carabinieri a cavallo, un modo insolito per celebrare la festa dell'unità nazionale dell'arma. Pagamenti via internet per le pratiche edilizie a Verona e il settore non va poi così male. Abiti usati, grandi firme, solidarietà, 10ª edizione del mercatino vintage organizzato dall'Aido di Verona. Il ricavato sostiene l'attività di chi assiste i malati oncologici. È nella bionica la speranza della riabilitazione, ma senza l'uomo la tecnologia non basta. Convegno in gran guardia organizzato dal Sacro Cuore di Negrano.
Non lasciare soli pazienti e famiglie nel momento della malattia. Una casa di riposo a Villa Franca coinvolge istituzioni e associazioni di volontariato per affrontare l'Alzheimer. Il Verona deve dimenticare in fretta il fantasma di Luca Toni per riuscire a battere il Bologna nello spareggio di sabato pomeriggio. È tornata la Calcedonia, la squadra di Gianni dimentica Modena e vince facile per 3-0 contro la Fina. Ogni anno in Italia vengono prodotti 610 kg di rifiuti a persona. Soltanto il 32% dei rifiuti vengono differenziati. Non basta. No, nonna! Differenziare è un grande vantaggio per tutti. Amia, ogni giorno con te, per un futuro migliore. C'è chi preferisce dormire sul fianco, chi di schiena e chi a pancia in giù. Dormire bene è importante e proprio per questo a Verona c'è Formaflex, la fabbrica di materassi in cui è possibile seguire ogni fase di produzione e il materasso più adatto a voi, con sconti reali fino al 50%. Formaflex, gli specialisti dei sistemi di riposo, in ZAI a Verona e vicino alla Grande Mena. In via 4 novembre a Verona, Domus Galler, specialisti nella ristrutturazione, la rinnovatrice, calzature, pantofole e sanitarie. Caffè Trento, colazioni, pranzi, aperitivi, eventi, dalle 7 alle 2 del mattino. Oh sale, oh sì sale, oh no scende, oh risale, sì 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 sì, 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 sì. Facile. Optionweb.com è la borsa a portata di tutti in un click e su optionweb.com ricevete 100 euro per avviarvi al trading. Optionweb.com. NIM, New York Market, abbigliamento e accessori che ti fanno bella, via 4 novembre 24, Verona. Da Luciano Centomo Arredamenti continuano le promozioni su tutte le cucine. Luciano Centomo Arredamenti è solo a Grezzana di Verona, l'uomo mobile. A Fumane, nel cuore della Valpolicella, Vini Scriani, la passione per il buon vino. Bar and Drink e Duchi Caffè, e sei protagonista. Fragrances and Accessories. Da Max, specialità calzone, Piazza Corrubio 24, Verona. Il sorriso è il tuo miglior biglietto da visita e noi stiamo lavorando proprio per il tuo sorriso, ampliando la struttura. Clinica Dentale Gazzieri, da ottobre, scopri tanti motivi per sorridere sempre di più. Burghetti Pizza e Restaurant Gourmet, specialità hamburger stagionali con carne italiana certificata e ingredienti a chilometro zero, serate a tema e area bimbi a Colognola i Colli. Fuori tutto a prezzi sotto costo su tutto l'abbigliamento e la pellicceria, Piazza Erbe 23, in Piazza delle Erbe 23, Verona. Eccoci di nuovo insieme, vi ricordo potete chiamare 045 80 54 328 per intervenire in diretta e confrontarvi con i nostri ospiti o chiedere consigli, perché non ci sono solo le truffe e le assicurazioni, ma anche, più o meno un imbroglio, insomma, chi viaggia senza assicurazione. Questo è in notevole aumento, questo fenomeno, dovuto anche, si dice, alla crisi. Vediamo il servizio di Stefano Rasulo e poi ne parliamo con i nostri ospiti.
La regola è cambiata, ma il problema non pare risolto, anzi, anche a Verona aumenta il numero di veicoli che circolano senza assicurazione. In questi primi 10 mesi del 2015 i casi scoperti dal comando della Polizia Municipale in città sono già 578. L'anno scorso furono 744. Un numero alto, più di quanto possa sembrare, dato che secondo stime recenti in Italia un'auto su 10 in circolazione o è scoperta o gira con un tagliando falso. E le nuove disposizioni che dal 18 ottobre non rendono più necessario l'esposizione del contrassegno non sembrano arginare un fenomeno che sta diventando sempre più preoccupante. Noi lo continuiamo a dire, il problema dell'assicurazione non è di oggi, ACI parla addirittura di 4 milioni di veicoli, c'è la dematerializzazione, non c'è più l'obbligo di esposizione, dall'altra parte noi troviamo veicoli non assicurati da oltre un anno o due anni. In alcuni casi noi diciamo all'automobilista, dopo che hai pagato il contratto assicurativo, vai a verificare sul sito del Ministero dei Trasporti, www.ilportaledellautomobilista.it, c'è un link dove si può verificare in tempo reale se il proprio veicolo è assicurato. Il controllo è semplice e a disposizione di tutti, basta accedere infatti al portale di servizi del Dipartimento Trasporti del Ministero e inserendo la targa del veicolo si sa in tempo reale se lo stesso è coperto da assicurazione. Un controllo utile pensando al caso recente della Bassa, dove almeno 350 persone, ma alla fine secondo gli investigatori potrebbero essere molte di più, giravano in auto tranquille di aver pagato la propria assicurazione, ma invece a causa di una probabile truffa, tuttora in fase di accertamento, risultavano scoperte e quindi a grossissimo rischio in caso di incidente. Quante macchine ci sono a livello ipotetico, insomma, che girano senza assicurazione? Il dato è sempre in via di modifica, sono migliaia anche nella nostra città, il personale si impegna quotidianamente per garantire questi controlli. È logico che noi dobbiamo assolutamente spingere per l'utilizzo anche delle telecamere della ZTL, delle corsie bus, affinché i controlli siano fatti in modo automatico. Controlli quelli con il targa system che in tempo reale permettono di capire se un veicolo è regolarmente posseduto, assicurato e revisionato e che hanno già portato al sequestro, sempre a Verona, di 529 tra auto, moto, scooter, autocarri, persino camper, quad e l'anno scorso addirittura un trattore. Un numero sconvolgente per certi versi, tra l'altro anche il comandante della Polizia Municipale ha spiegato che si può verificare sul portale dell'automobilista se un veicolo è assicurato o no, ma 4 milioni significa uno su 10 praticamente, 4 milioni di mezzi. Esattamente. Che cosa rischia uno che viaggia senza assicurazione? Beh, uno che viaggia senza assicurazione sicuramente mette a rischio soprattutto il proprio patrimonio. Soprattutto, esatto. Patrimonio. In realtà poi ci sono delle sanzioni che prevedono il sequestro del veicolo, e il fermo tecnico e quindi la necessità di dover pagare le sanzioni per ritornare in possesso del proprio mezzo. Dal punto di vista patrimoniale, chiaramente qua chi spesso non è assicurato è anche nullatenente, quindi persone indigenti. Quindi in realtà c'è qualcuno che ci marcia, c'è qualcuno che magari non paga l'assicurazione perché fa fatica a pagare. Chi rischia in realtà è chi subisce il danno, non tanto chi non è assicurato, perché essendo una copertura di responsabilità civile, quindi paga i danni a terzi, chiaramente è il terzo che viene a essere vittima di questa situazione qua. Il problema è che la situazione economica, la crisi generale che c'è stata negli ultimi anni, ha portato sempre più frequentemente ad avere clienti che dichiarano di non utilizzare la macchina quando in realtà poi circolano senza assicurazione. C'è anche, secondo me, un problema di poca sensibilità, perché spesso non si rendono conto, non hanno esatta consapevolezza dei rischi che ciò comporta. Io ho l'età per ricordarmi, quando ero bambino e viaggiavo con mio papà, se c'era un incidente la prima domanda era: lei è assicurato o no? Poi nel 1970, giù di lì, hanno messo l'obbligo dell'RC auto. Adesso c'è, diciamo, questo rovescio della medaglia. Non vorrei fare della facile demagogia, ma magari risparmiare su un modello di telefonino o su qualcosa, i 200-300 euro per la polizza saltano fuori, perché, come ricordava Dussin, si mette a repentaglio il proprio patrimonio, ma anche pensiamo a cosa succede in caso di sinistri molto gravi. Cioè, se io viaggio senza assicurazione e rendo invalida una persona, o addirittura se c'è un risvolto mortale, sono davvero guai seri.
Sì, la situazione è secondo me anche più drammatica perché ogni anno in Italia vengono radiati circa 2 milioni di veicoli e si stima che il 30% di questi vengano comunque utilizzati ancora nel territorio italiano. Le cosiddette auto fantasma. Le auto fantasma con targa straniera o con targhe contraffatte, quindi è un fenomeno da tenere monitorato. E purtroppo gli strumenti e anche legislativi non sono sempre efficaci. Il comandante Altamura si riferiva al sistema Targa System, cioè quel sistema che in automatico legge la targa e quindi è in grado di individuare se il veicolo è assicurato o meno, una grande risorsa, direte voi. Purtroppo però non sono ancora abilitate a leggere le targhe proprio per una mancanza normativa, come diceva il comandante, e le telecamere sulle corsie preferenziali, tutor e di accesso alla ZTL, che davvero darebbero la tranquillità a noi che paghiamo l'assicurazione di essere sicuro che i veicoli circolanti senza... Sì, perché a volte li vanno a cercare, quando scoprono i cosiddetti automobilisti che commettono le infrazioni seriali, 200-300 ingressi nella ZTL o sulle corsie preferenziali, a volte fanno gli appostamenti e li prendono, però il problema è che non è che si può impegnare una o più pattuglie per cercare un... Sì, un... c'erano dei casi però veramente eclatanti, sì, sì, che avevano collezionato... Sì, ancora la Primula Rossa credo che ne abbia collezionati più di 600. È l'unico modo, penso, per riuscire, soprattutto se vengono utilizzate anche delle targhe straniere, dove non c'è un accordo magari bilaterale... Volutamente, viaggiano certo, con auto con targa certo, straniera per poter fare per tutte le cose che vogliono, sì. Anche eccessi di velocità e non incappare diciamo nelle maglie della giustizia e del codice della strada. Ancora una telefonata, con chi parliamo? Pronto? Di Verona, volevo un'informazione per quanto riguarda per la sicurezza. Ci dica. Io ho una macchina assicurata a mio nome, nel discorso per quanto riguarda delle truffe sull'assicurazione. Un assegno come pagamento sull'assicurazione e così via può diciamo servire per eliminare il danno alla mia persona oppure devo rispondere sempre io come guidatore e come proprietario della macchina? Grazie. In pratica questo ascoltatore dice io ho pagato con l'assegno, sì. Se poi viene fuori che l'assegno se l'è tenuto l'intermediario, è un titolo di pagamento? Beh, se è stato intestato all'intermediario. Direi che sì. È tracciabile come, forse, ma che come un bonifico. Dussin, e attenzione all'intestazione che viene fatta. Sì, che non sia girato a me medesimo o cose del genere. Deve essere intestato. Ora, ma a parte che non si può più fare adesso a me medesimo, quindi... No, deve essere intestato alla compagnia di assicurazione o all'agente in qualità di intermediario della compagnia di assicurazione. Quindi in questo caso se il nostro ascoltatore ha consegnato l'assegno regolarmente certo, intestato all'intermediario che gli ha promesso la certo, polizza, dovrebbe essere coperto, dovrebbe diciamo, essere non dovrebbe avere risvolti spiacevoli. Sì, perché comunque deve essere necessariamente versato dal beneficiario. In questi casi, qual è anche l'ulteriore consiglio da dare? Nel senso, questo signore può rivolgersi alla compagnia che sarebbe stata la destinataria finale del pagamento per poi emettere il contrassegno e dare la copertura? Si può rivolgere per avere qualche tutela o qualche informazione in più? Beh, quando diciamo c'è stato un comportamento non corretto da parte dell'intermediario. Le compagnie hanno obbligatoriamente un servizio clienti, per cui se qualche utente ha necessità o delle così ritiene di avere fare delle verifiche, sono a disposizione, quindi telefonando a questi numeri che di solito sono numeri verdi, sono obbligati a dargli queste informazioni e quindi uno può accertare in maniera immediata lo stato del proprio contratto. Poi eventualmente, insomma, passaggio successivo, si può chiedere un appuntamento oppure rivolgersi all'associazione come la vostra. Attenzione però anche alle compagnie fittizie, che non è un fenomeno da sottovalutare, soprattutto quelle che vendono le polizze tramite internet. Che si tratta di piccole compagnie poco conosciute. No, sono proprio compagnie che inesistenti, non sono, sì. Sì, che non sono però fanno abilitate, da specchietto per certo, le allodole perché certo, promettono per polizze a costi pochi molto euro, contenuti. Esatto, e magari noi siamo invogliati per risparmiare. E quindi anche qui converrebbe sempre verificare sul sito dell'IVAS, che è www.ivas.it, se sono queste compagnie tra quelle abilitate a esercitare come in Italia. Come diceva Dussin, anche questo è un ulteriore strumento a disposizione certo, dei Anzi, consumatori. Anzi, verificare, io dico sempre, anche se la compagnia è una rappresentante, cioè
se la compagnia è una compagnia italiana o se è una compagnia straniera con una... Perché qualche rischio c'è, no? Con qualche compagnia italiana che... No, rischi concreti non ci sono, ma spesso ci sono delle compagnie che hanno compagnie straniere che hanno rappresentanze in Italia, quindi non delle sedi vere e proprie, e quindi facilmente possono... dare qualche sorpresa. Diciamo. Sì, nel senso che possono scomparire dal mercato dall'oggi al domani. E chi ha pagato resta col cerino in mano. Esattamente. E quindi anche questo è un'ulteriore cautela da prestare, perché poi sul web si trova di tutto, però non dico sempre, ma spesso o talvolta si trovano anche delle sorprese poco piacevoli. Sì, certo, sì. Naturalmente non bisogna demonizzarlo, ma il certamente, web, anzi è utile, pensiamo a quanto, come tutti gli strumenti, a quanta velocità e rapidità consente proprio i pagamenti con la propria banca o con il proprio agente assicurativo di fare il versamento in un attimo. Come tutti gli strumenti deve essere utilizzato con una certa attenzione. O anche attenzione. Gli acquisti online. Ecco, diamo un ultimo consiglio che riguarda proprio anche gli acquisti online, perché se vogliamo anche fare una polizza online è sempre un acquisto, ma un contratto. Perché c'è questione anche legata al contratto, che non sempre è ben chiaro. Sì, io volevo anche lanciare questo messaggio, forse non c'entriamo molto, però attenzione anche ad esempio al crowdfunding, cioè la possibilità di donare su delle piattaforme un certo importo, anche di poche decine di euro per avvantaggiare un progetto. Sì. E tutti i siti devono essere pubblicati su Consob, www.consob.it. Per che poter... ricordiamo la società che ha il controllo sulla borsa, sulle società quotate. Sì, e gli investimenti. Italia, e gli investimenti. Altrimenti non possono operare in Italia, perché ci sono anche truffe di questo genere. Io voglio fare della tutte. Solidarietà. Se uno pensa di fare un bel gesto, magari di sostenere un progetto per qualche start-up, in realtà se li incamera i soldi spariscono. Quindi attenzione massima, io direi, e sempre informarsi, quella è l'arma migliore. L'ultima domanda che noi rivolgiamo sempre al nostro esperto che questa sera è venuto a trovarci, l'aumento delle auto che viaggiano scoperte non va di pari passo con l'aumento dei sinistri, chiaramente. Cioè ci sono più sinistri da parte di persone che viaggiano senza assicurazione, perché sono magari anche un po' più scellerati alla guida? Questo dato io non ne sono... Non c'è riscontro. C'è sicuramente una tendenza a una riduzione dei sinistri. Sì, anche grazie alle campagne di sensibilizzazione. Esattamente, per cui questo è uno dei motivi per cui c'è anche una tendenza alla riduzione dei premi assicurativi. Volevo fare un inciso ancora però sulle attenzioni da prendere, sprecando una parola per gli agenti, che, o meglio sugli intermediari iscritti al registro degli intermediari, i quali hanno un obbligo di dare l'adeguatezza del contratto al cliente, quindi cioè di fornire un contratto adeguato alle esigenze del cliente. Quindi il fatto di rivolgersi a un intermediario significa anche che questo intermediario si assume la responsabilità che il contratto che propone è adeguato alle esigenze del cliente. Quindi mantiene le promesse, di fatto. Quindi questo significa che si sostituisce il fatto che ogni assicurato che vuole farsi la compagnia online deve di fatto acculturarsi, quindi capire e conoscere il prodotto che sta sottoscrivendo. Se vuole delegare a questo, lo può fare tramite un intermediario, il quale ha un obbligo di legge, quindi ha una responsabilità che poi ne deve rispondere qualora il contratto non fosse conforme alle esigenze che il cliente chiedeva. Bene, io ringrazio chi è intervenuto questa sera per parlare di assicurazioni, di truffe sulle assicurazioni e di chi viaggia senza copertura assicurativa. Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona, Francesco Dussin, agente assicurativo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio la prima edizione del nostro telegiornale, augurandovi anche una buona continuazione di serata con i nostri programmi.